Siamo in compagnia del signor Franco Diana, proprietario della vecchia masseria, caseificio in provincia di Caserta. Buongiorno signor Diana. Buongiorno. Ci dica, quali sono le principali attività della sua azienda? Allora, la nostra azienda da tre generazioni è un'azienda di allevamento bufalino. Siamo una famiglia di sei fratelli, gestiamo oltre all'azienda un caseificio aziendale dove produciamo mozzarella di bufala, formaggi, ricotte, burrate, tutti i prodotti che oggi servono nel mercato. Da che cosa è nata l'esigenza di dotarsi di un impianto biogas e come utilizzate i vettori energetici in azienda? Allora, l'esigenza è nata per un risparmio energetico. Dai nostri reflui aziendali riusciamo a ricavare energia termica e energia elettrica. L'energia termica viene utilizzata in azienda per tutte le pulizie della mungitura e dei trattamenti del latte. Ci fa risparmiare detergenti e massimizziamo i costi della gestione dell'azienda. E per quanto riguarda invece l'energia elettrica? L'energia elettrica, abbiamo una quota di autoconsumo per la gestione dell'impianto, l'altra parte facciamo reddito con gli incentivi, viene messo tutto in rete. Andiamo allora a vedere da vicino l'impianto. Ci troviamo davanti al digestore. Signor Diana, come viene alimentato questo impianto e quanta energia viene prodotta? Allora, l'impianto viene alimentato completamente con tutti i reflui della nostra azienda. È un impianto che è stato progettato per produrre 250 kW elettrici e 300 kW termici. Noi con la nostra tecnologia che abbiamo, il progetto dell'impianto, riusciamo a produrre pienamente tutto, sia l'energia elettrica che quella termica. Riassumendo, possiamo quindi dire che la vecchia masseria è riuscita a coniugare tradizione e innovazione, producendo sempre alimenti genuini ma prestando attenzione all'ambiente e alla bolletta energetica, giusto? Certamente. Soddisfatti del nostro investimento, oggi possiamo dire che riusciamo a realizzare tutti i nostri progetti che sono legati all'allevamento bufalino e ai suoi prodotti. Dai ricavi portiamo avanti un progetto iniziato più di 7-8 anni fa che andava a completare la nostra filiera tra carni, latte e formaggi.